Calcestruzzi Casale, impresa di costruzione e movimento terra, specializzata anche nella fornitura di conglomerato cementizio e bituminoso. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Informazioni e contatti chiamando lo 0824 83 15 58 o scrivendo a eccasale@tin.it. A Rocca Bascerana è significativo oggi questo convegno perché credo che sul territorio debba iniziare a nascere una cultura del volontariato che nell'ultimo tempo insomma è stata un poco abbandonata, e attraverso le ACLI, attraverso le associazioni che ecco sono oggi presenti sul territorio, vogliamo con questo convegno sensibilizzare con la popolazione ad essere un po' più attenta a queste tematiche, a partecipare più assiduamente anche attraverso associazioni di volontariato per risolvere non soltanto i problemi che affliggono oggi l'umanità, l'Italia, ma soprattutto i problemi che anche a Rocca Bascerana di disuguaglianza si sentono. Quindi grazie alle ACLI, grazie agli organizzatori per questa per questo convegno. L'impegno delle ACLI è mille, si spende in mille rivoli, innanzitutto il nostro impegno rispetto appunto anche all'acquisizione dei diritti è attraverso i nostri patronati, i nostri CAF, ma soprattutto in quello che sono i nostri circoli e quindi l'animazione di un territorio che va appunto anche dalle piccole cose quotidiane, dalle feste all'accoglienza, al pensare appunto a una comunità più solidale, quindi le mille iniziative che si possono fare. E poi l'altra cosa è sulla formazione, fare tanta formazione ai nostri soci, appunto perché questi temi non rimangano inosservati. Il nostro impegno poi politico si rivolge soprattutto a quello che era il reddito di inclusione, che era una forma di coera, perché ora è stato introdotto il reddito di cittadinanza, ma è una forma appunto di inclusione attraverso non solo l'erogazione di un piccolo reddito per il sostentamento, anche proprio un'attività multifunzionale da parte dei comuni, degli assistenti sociali per prendere in carico le persone e includerle appunto nella società, perché si includono le persone tramite il lavoro, ma soprattutto mettendole in condizioni di lavorare, quindi l'accesso all'istruzione, la possibilità di avere una casa, diminuire quelle che possono essere difficoltà sull'accesso alle cure mediche oppure all'energia. Insomma, ci sono tante forme di povertà e non solo il lavoro è quello che può risolvere il problema.